Catanzaro Spezia finisce 3-0. Ottima la prova dei ragazzi guidati da mister Vivarini. C'è tanto entusiasmo qui al Ceravolo. Infatti andiamo ad ascoltare proprio la voce dei tifosi giallorossi. Un breve commento su questa gara. Allora, sono molto soddisfatto, partenza un pochino blanda però è dovuta al vento, dopodiché abbiamo preso le misure, al secondo tempo non c'è stata storia, molto intelligente sfruttare le ripartenze col vento. Il migliore in campo? Il migliore in campo, non c'è il migliore in campo, noi siamo della scuola di Vivarini, ormai siamo abituati al gruppo, il gruppo ci fa volare, voglio. Dobbiamo stare uniti però non mi ha criticati sempre. Il gruppo? Dei ragazzi fantastici, quello che mi ha impressionato è Pompetti. Perché è entrato pure la scorsa volta, sì, sarà secondo me un under, ma è molto 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 bravo, personalità. Veramente. Personalità da... Un bel gol. Sì, con un bel gol, quindi si è dimostrato in casa quello che vale secondo me. Ok, grazie, ciao. Ciao ragazzi. A Spezia portatevi l'amaro, forza Catanzaro. C'è da lavorare? Assolutamente no, uno squadrone. Come ha giocato Iemmello? Fantastico, si vede che quando comincia ad ingranare cambia tutta la partita e grazie a lui oggi si è visto veramente un grande Catanzaro, io direi nel complesso tutta la squadra. Ci siamo ripresi dove ci siamo lasciati l'anno scorso, speriamo che possiamo continuare sempre su questo passo. Tutti i figli di Angiolina, alla faccia del Crotone. Forza Catanzaro! Mamma cinema! Il vento non ferma i tifosi! Sì, bellissimo, bellissimo, uno spettacolo bellissimo! Buona la prima al Ceravolo! Bellissima, troppo, bella partita! Il primo e il secondo tempo abbiamo fatto una bellissima partita! Grande Catanzaro! Un voto a Vivarini! 10. Ci ritroviamo. Ci ritroviamo con un ottimo Catanzaro. Il primo tempo abbiamo giocato contro vento e non abbiamo avuto possesso di palla, anche se abbiamo superato loro come possesso di palla. Il secondo tempo siamo stati stupendi, c'è un gioco meraviglioso, abbiamo continuato a giocare come l'anno scorso, 9 su 11 erano quelle telaiatura dell'anno passato, sì, li sa mettere Vivarini, li sa mettere in campo meravigliosamente. E dopo che abbiamo segnato il gol ci siamo liberati veramente, l'abbiamo aggredita, abbiamo giocato, abbiamo fatto un buon gioco sulle ali, è una difesa stupenda, c'è stato Pontisso che ha giocato molto bene. Un voto complessivo alla squadra? Oh, alla squadra non c'è voto. Noi abbiamo incontrato una squadra che è forte veramente. E diamo 8,5 per non dare di più. Tante cose, ci vediamo. Com'è il Ceravolo ristrutturato? E non è cambiato niente. Come niente? Non vi tolte 3-4 gol a zero, no? Quindi non è cambiato. E la struttura? Ottima, ottima, dai. Possiamo anche migliorare per un pochino. C'è sempre da migliorare. Sì, sì, certo, certamente. E la partita? Bellissima, bellissima. Più di questo, siamo 3-0 ragazzi, cosa possiamo pretendere? Come il primo anno di Serie B, vero? Una buona serata. Buona la prima qui al Ceravolo. Benissimo, siamo proprio bravi e buoni. Come ha giocato lo Spezia? Al primo tempo meglio loro, poi al secondo tempo l'abbiamo dominati proprio. Poi sarà stato anche il vento migliore che ci ha aiutato, sicuramente. Comunque siamo una squadra di Serie A. No. Imbattibili, siamo imbattibili. Quale calciatore è da Serie A? Iemmello. Dimmi. Raccontaci qualcosa su questa partita, cosa ti ha colpito?
tutto. Una squadra fantastica, piedi per terra. Pensiamo alla prossima. Lo stadio bella... pure. Stadio bellissimo, pubblico stupendo. Pensiamo alla prossima, dai. Piedi per terra. Forza giallorossi! La Calabria è giallorossa. Stanno siamo corti, non c'è nemmeno per nessuno, zio. Un 3-0 che fa sognare. Fa sognare ancora, è presto per dirlo, sono tre partite, certamente tre partite affrontando Cremonese fuori, tornando in campo neutro, Spezia che è uno squadrone che ha 7-8 elementi che vengono dalla Serie A, vinciamo 3-0 in maniera netta e ci fa ben sperare per il proseguo del torneo, credo che faremo un bel campionato, che ci divertiremo senza fare voli pindarici perché ancora la terza giornata è presto, però l'inizio è molto promettente, giochiamo a pallone, non buttiamo mai palla, abbiamo un allenatore che veramente è un lusso, veramente una grande proprietà, un grande tifo, una grande curva, cioè ci sono tutte le condizioni per fare bene, sono molto fiducioso, poi ci sta che ogni anno c'è una neopromossa che sfiora la promozione o addirittura la ottiene, tipo il Bari l'anno scorso, chi lo sa, sperare non costa nulla, sognare è lecito, sognare non costa nulla, quindi però l'importante è mantenere la categoria in maniera tranquilla e credo che non ci saranno problemi veramente. Bisogna restare coi piedi per terra. Sì Davide, veramente non me l'aspettavo una cosa del genere, devo essere sincero, mi stava bene anche il pareggio perché lo Spezia è una grandissima squadra e sta puntando per la Serie A subito, quindi sono contentissimo, abbiamo uno squadrone migliore dell'anno scorso, veramente, veramente siamo grandi, speriamo che continuiamo così, ma no così, noi ci dobbiamo salvare e poi alla fine tiriamo i conti, va bene? Grazie. A cosa deve puntare questo Catanzaro? Ma il Catanzaro, visto questa sera, sembra già una squadra di Serie B, che ha sempre giocato in Serie B. Io credo che sarà, vista la prestazione di questa sera, sarà difficile affrontare il Catanzaro e battere il Catanzaro in casa. È una squadra, secondo me, che ci darà molte soddisfazioni. Io ho visto sempre il solito Catanzaro con possesso palla. Ah, dobbiamo dire che abbiamo giocato contro una squadra, lo Spezia, che è retrocessa dalla Serie A, una squadra fisica che ci aveva messo un po' in difficoltà. Poi sul rigore, insomma, un pochino abbiamo avuto un po' di timore, però la squadra ha reagito. Secondo me faremo un bel campionato perché è una squadra completa in ogni reparto, quindi ci darà molte soddisfazioni. È una squadra completa in ogni reparto il Catanzaro. Buonasera a tutti, sì, una squadra che fa gioco, che fa un gioco sempre più bello dell'anno scorso, parliamoci chiari, perché l'anno scorso eravamo forti, quest'anno siamo sempre più forti perché le persone che sono arrivate si sono adeguate al gioco di Vivarini. Comunque è un Catanzaro molto molto concreto, un Catanzaro che sa bene tenere la palla, un Catanzaro che gioca e un Catanzaro che soffre anche, perché la Serie B non è facile, anche se oggi abbiamo vinto, il percorso è molto lungo e quindi dobbiamo stare sempre con i piedi a terra, andare avanti, però quello che si è visto oggi, si è visto un buon Catanzaro come si è visto anche a Cremona e come si è visto fuori casa, diciamo, che abbiamo giocato in casa, che abbiamo vinto con l'ultima partita Ternana. Che volevo dirti, niente, dobbiamo stare tranquilli, seguire il Catanzaro perché io lo ripeto sempre, il Catanzaro si ama, non si discute, grande Catanzaro, grazie. Il Catanzaro si ama e non si discute. Assolutamente sì, come l'anno scorso e come sempre. No, siamo veramente qualcosa di impressionante. L'aspettavate una prova del genere? Onestamente no, specie contro lo Spezia, perché sappiamo tutti che insomma una squadra organizzata arriva dalla Serie A, per cui non ci aspettavamo questo, però noi abbiamo dimostrato veramente di essere tosti. Un breve commento al capo storico. Ciao ragazzi! Veramente abbiamo annaffiato il campo per fare come abbiamo vinto contro la Juventus, ecco perché è scoppiata quella dell'acqua. C'è solo il Catanzaro, comunque è una bella squadra, questi l'anno scorso hanno menato Inter e Milan, è una bella, era una bella squadra, comunque hanno trovato il Catanzaro, c'è solo il Catanzaro, è un assetto di guerra, sempre, c'è solo il Catanzaro, ciao ragazzi, ciao, buona, un breve commento. Bellissime, siamo fortissime. Non mi inizi, sinceramente non mi aspettavo un inizio così di stagione, bellissimo veramente. Peccato per l'espulsione, insensata, non lo so. 5 minuti di recupero insensati, va benissimo così. Abbiamo dimostrato che noi le Forza Catanzaro!
Abbiamo dimostrato che gli attributi ce l'abbiamo con tutti, ce la giochiamo con tutti fino alla fine e ci proveremo anche ad andare in Serie A. Veramente. Guai che ci sottovaluto che noi siamo il Catanzaro! Qua siamo scesi da Bergamo per tifare il Catanzaro! Come, cosa fate a Bergamo? Diciamo Catanzaro. Siamo fortissimi! Ho perso la scommessa alla SNAI. Forza Catanzaro, andiamo 3-0! 3-0, 3-0, mi fate! Allora, ci hanno frantumato i palloni per due mesi, che in B bisogna avere più gamba. Queste squadre del Cremonese, loro più gamba ce l'hanno, ma noi abbiamo i piedi di Ghion, di Pompetti e degli altri, Van de Putte, non voglio dimenticare nessuno. Ok? Forza Catanzaro! Robè, mi sono scialato stamattina, Robè! Forza insieme a noi! La maggioranza, Presidente! Cose, 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 cose,